vicino c'è non la sinistra, l'avversario, non il nemico, non ho nemici, l'avversario, il competitor, il muro da abbattere non è a sinistra, qua a Fiumicino, come dopo a Nova Milanese dove sarò stasera, sono quelli che voi fate l'esperimento, domani ne trovate almeno 20, domani in negozio, in ufficio, domenica in parrocchia, in associazione, in posta, al supermercato, ma tanto io non voto. Poi fate un esperimento, chiedete a 10 persone, tu cosa fai domenica prossima? Vado al mare, vado ai monti, c'è la cresima, c'è il battesimo, ma lo sai che si vota? No. Scommettiamo che la metà della gente che voi chiamate a caso di Fiumicino non sa che si vota, anche perché le televisioni non ne parlano, le radio non ne parlano, i giornali non ne parlano. Io non sono un complottista, ma perché secondo me la sinistra ha capito che meno gente vota, più possibilità loro hanno di vincere, perché quelli che votano per interesse a sinistra spesso a votare ci vanno, perché si aspettano dal sindaco il favore, l'assunzione, la consulenza. Io sono sicuro che Mario Pacini sindaco farà lavorare per il comune di Fiumicino non gli amici con la tessera giusta in tasca, ma quelli che sono più bravi, perché Fiumicino ha bisogno di gente brava al lavoro, non di gente amica. Arriveranno milioni di pellegrini, però a me piacerebbe che i territori al di là di Piazza San Pietro potessero intercettare questi italiani e questi stranieri, quindi con un sistema di mobilità magari uno ci mette un giorno in più e fa due passi su questo splendido litorale, perché è la scommessa che noi stiamo provando a vincere, anche io ne sono il primo tifoso, per portare a Roma Expo 2030. Nei prossimi anni, se ce la facciamo, tra giugno 2025 e Expo 2030, e Fiumicino ha un vantaggio rispetto ad altri comuni della cintura romana, che ha un aeroporto che ti porta qua decine di milioni di persone, e quindi portarli a 30 km magari è un po' più complicato, spiegare magari anche con delle operazioni di marketing in aeroporto a chi atterra quante cose belle ci sono di fianco all'aeroporto, e vuol dire creare posti di lavoro, vuol dire creare bellezza e sicurezza, perché ogni luce che si accende è sicurezza, ogni negozio che apre è sicurezza. E a proposito di commercio e di spiagge, sono contento che ci siamo quasi, dopo anni di battaglie e di chiacchiere, la direttiva Bolkestein non mette più a rischio il lavoro né dei balneari né dei commercianti ambulanti. Sarà il mio ministero a fare la mappatura, finalmente l'abbiamo chiesta per una vita, e io c'ero al governo con Draghi, ahimè, con PD e 5 Stelle, abbiamo detto, e ahimè sì, perché ci siamo sacrificati, però c'è un limite anche al sacrificio, abbiamo detto, tu devi mettere a bando una risorsa, se è limitata, facciamola sta benedetta mappatura delle spiagge, delle coste italiane, abbiamo 8.000 km di coste, non mi sembra che sia così limitata la risorsa mare, la risorsa spiaggia, no, la mappatura assolutamente non si può fare. Adesso col governo di centrodestra scelto dagli italiani, la mappatura si fa, e la si fa al mio ministero. E spazio ovviamente.